prima di immergerti nel video, ricordati di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Questa sera sono qui per condividere con voi il risultato ottenuto con la mia Alli al termine del ciclo AQ, visto che abbiamo fatto il botto e ci siamo piazzati 70esimi, quindi top 70 in AQ, veramente tanta roba. Complimenti a tutti quanti ragazzi, agli ufficiali e a chi organizza tutte le pat, si fa veramente un culo quadrato per portare quest'Alli a livelli più alti possibili. Veramente sono molto 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 fiero di giocare con loro. Quindi questo video sarà per reclamare le ricompense di AQ, che sono belle belle ghiotte, quindi le reclamiamo subito. Abbiamo un eccesso di gloria, bene bene, andiamo a spenderla subito. In questo video quindi apriremo un po' di cristalli Alli, vediamo un po' di risorse, come siamo messi con Ikata, e poi, piccola chicca perché non ho voglia di aspettare, aprirò un altro cristallo in evidenza, sperando questa volta di trovare Vedova o chi altro. Allora, come Ikata siamo messi che abbiamo 3 basici, quasi 4, siamo al cap degli Alfa 2, quindi con la gloria direi che ci prendiamo dei Kata 5, ce ne prendiamo 3, così liberiamo un po' la gloria e possiamo reclamare quella ottenuta con AQ, che è un bel po', 1800, non lo vedete perché è qua sotto. Reclamata la gloria, abbiamo creato un Kata, non so cosa abbiamo creato, lo scopriremo. Prendiamo altra gloria, qui mi sa che andiamo ancora in overflow, esatto, quindi dobbiamo ancora andare nel negozio gloria. Perché no? Perché non prendere un altro Kata 5? Perché no? 11.500, 3.500, prendiamoci una pozza Alli, una pozza 4 e così dovremmo esserci. Vediamo subito se ce la facciamo non andare in overflow. Ok, perfetto. Adesso recuperiamo anche i cristalli. Quanta bella roba, quanta bella roba. Fare AQ a questi livelli davvero ti riempie di risorse, che è una meraviglia. Ok, ora che abbiamo reclamato tutto, facciamo due conti. Oh, abbiamo formato il quarto Kata 5, quindi possiamo potenzialmente fare due rango 5. Molto interessante. Qua i Kata sono sempre 15, vediamo se ne abbiamo in riserva, che non ricordo. C'è andato anche un Alfa 2 in riserva. A questo punto non lo so se aprire i cristalli, perché non vorrei mandarmi altra roba in riserva, visto che non abbiamo al momento qualcuno da rangare con così urgenza. Mi sa che dobbiamo passare subito subito al cristallo in evidenza. Eccolo qua, eccolo qua. Volevo aspettare aprire dopo labirinto, ma non ce la faccio e ho approfittato di questo video. Ce lo buttiamo dentro, raga, ce lo buttiamo dentro. Vai, vai, non indugiamo oltre. Allora, mettiamo come al solito il nostro rito, che anche se non sta funzionando, ma noi lo facciamo lo stesso. Ciao Vedova, ciao Sunspot. E poi vabbè, questi sono i due primari. Poi non ci dispiacerebbe Spidey furtivo, non ci dispiacerebbe doppiare Thor, visto che abbiamo la gemma 2015 cosmica, quindi potremmo portarlo a rango 4. Ovviamente non mi dispiacerebbe Warlock, assolutamente non mi dispiacerebbe, e anche doppiare Mysterio a questo punto, che abbiamo trovato l'altra volta come uno dei pochi PG decenti della scorsa apertura, quindi anche doppiare Mysterio mi andrebbe benone. Ma Vedovina e Sunspot sono i due candidati numero uno. Via, 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 bando alle ciance, bando alle ciance. Dai ragazzi, questa me la sento, è buona. Me la sento, cristallo così estemporaneo per voi, me la sento, me la sento. Dai, ce la possiamo fare questa volta, ce la possiamo fare. La tensione sale, la tensione sale. Non ho intenzione di toccare questo cristallo assolutamente. Farà il suo corso, farà il suo corso.
e vedremo cosa succederà. Si sta fermando ed è... Oddio, non ne posso più, raga! Ma perché? 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 Aiutatemi! Bene, facciamo lo screenshot per ricordare sempre quanto faccia schifo la vita. Niente, niente, raga, niente, non c'è verso assolutamente di poter trovare questi PG. Non c'è verso. Bene ragazzi, grazie per aver condiviso questa gioia iniziale, questa sofferenza finale di questo video. Come al solito non ce l'abbiamo fatta, ma ormai le mie aperture sono diventate una barzelletta. Ci vediamo al prossimo video, ricordatevi di condividere, mettere like se il video vi è piaciuto, schiacciare tutti i bottoni se non siete iscritti, iscrivetevi, campanelle, campanacci, mamme, papà, cincillà, cani, gatti, cardellini, tutto quanto, condividete, facciamo crescere questa community, commentatemi qua sotto anche le vostre posizioni, i vostri piazzamenti in AQ e fatemi sapere come vi va la vita. Una buona serata, nottata a tutti, ciao!